mezzanotte 44 e io ho perso i miei amici già, mia sorella e mio amico Piero, li ho persi già circa tre quarti d'ora fa. Ho festeggiato con due olandesi, un ragazzo e una ragazza che erano lì, perché sennò avrei festeggiato da solo. E la strada si sta riempiendo in un campo di vetri infranti. Dovunque uno guardi ci sono vetri infranti dovunque. Bottiglie ancora intere, come lì. Bottiglie non più intere, come lì. Ed è davvero spaventoso. Se dovessi venire qui con un bambino, una bambina, non ci verrei assolutamente. Se dovessi venire qui a 10, 11 o 12 anni non ci verrei comunque. È davvero un gran casino. Ho visto una ragazza portata via in barella, alcune croce rosse partire a tutta velocità. Sì, l'emozione c'è, qua c'è addirittura il cappuccio di una giacca, vabbè. L'emozione c'è. C'è anche chi ha il coraggio di passare in bicicletta nonostante i mille vetri infranti. Adesso sembra che i miei amici si siano rifugiati dentro a un fast food, li raggiungo. Niente, se non ci fosse stato il telefono cellulare, a quest'ora ero ancora lì che li aspettavo seduto su un paracarro di marmo. Comunque l'ultimo dell'anno Bologna è questa cosa qua. Vivacità al 100%, ma anche un tasso di pericolosità, perché ho visto dei principi di rissa e poi ho visto anche poliziotti dai modi piuttosto spicci fare dei sommari, come dire, delle sommarie perquisizioni, quindi, ma sommarie abbastanza, anche un po' violente, devo dire. Comunque adesso vediamo un po' di sopravvivere a quest'ultimo, a questo primo dell'anno 2012. E niente. L'1.55 e la città ferve ancora di dinamismo. E questi due soggetti fervono ancora di dinamismo. Avete ancora la carica? Io sinceramente... Ottima idea! Sinceramente ci sono ancora due fochetti da accendere. Quindi io adesso andrò a godermi i due fuochi che i miei amici, che ho perso prima nella folla, i due fuochi che loro mi hanno lasciato. Che sono questi. E... sono le classiche fontanelle e una molto semplicemente la dedico a voi, augurandovi un 2012 sereno, pacifico. Avere soldi non importa, l'importante è avere il lavoro. Qualcuno ha l'accendino? Oh, grazie. Oh, questo manca sempre. Questa fontanella, per quanto piccola e umile, la dedico a voi. Oh, è vero, cavolo, è carica questa. Gentilmente offerta da Piero. notevole. Oh, anche questo è defetto. Vale, stiamo creando un inquinamento, guarda qua. Grandioso, abbiamo creato la nuvola. La serata è quasi finita. Che ore sono? Le 2.17, ma guarda. Sapevi, Francesco, qui c'era una discesa per il treno? No, non lo sapevo, quella è nuova. Scendi direttamente sul binario mentre sta arrivando il treno a tutta velocità. Allora, com'è stata sta serata? Piero? Insomma. Come insomma? Devi dire il massimo! Insomma, ma che gente mi sto portando dietro! Vale, com'è stata la serata? Bene, a parte il ginocchio che ormai non lo sento, bene. È il massimo? È il massimo? Ma meglio che Ravenna, meglio di Ferrara. Meglio che Ravenna e Ferrara, vabbè. Però là, almeno là, se non altro si può dire che torni a casa vivo. Qui non si sa, non si sa. Io sono sfuggito, in sole tre ore sono sfuggito a un'aggressione,
a un po' di bottiglie, un petardo che ormai me l'ha messo in tasca, uno di quelli belli esplosivi, no? Stavo facendo il filmato, me l'ha messo lì a 10 centimetri, no? Poi cosa sono sfuggito? Una ressa con... Ah bene, una ressa compressa di gente che ormai stavo diventando una ciuga, anche slittamento di schifo, perché qua hanno ridotto la città in una struttura. No, queste sono le bici del comune, quelle a disposizione, quelle a disposizione dei turisti sono quelle lì. Quindi, ok, ormai siamo arrivati alla macchina, dai, è una questione... E vai! Lì addirittura vanno in contromano, sai, i fumi dell'alcol sta facendo effetto. Comunque è stata una gran serata. Beh, vi fermate? Questa è quella del coso, dell'Antoniano, no? No, l'Antoniano è dall'altra parte del centro. Però anche qua ci sono dei bambini che ci cantano dentro, esatto. Non ho dubbi. L'Antoniano è dall'altra parte della circonvallazione, comunque va bene lo stesso. Adesso fanno anche lezioni di canto thrash metal per bambini di 5 anni all'Antoniano. No, non è vero. Voltiamo giù di qua che mi sembra una via abbastanza sicura. Perché girare per Bologna in nottata non è mai una cosa molto sicura e consigliabile. Lo dico per esperienza personale. Sì, ho visto. Sopravvissuti dell'ultimo dell'anno a Bologna, Valentina. Francesco, la Vale, fammi vedere il sorriso. Sì, è valido. Il mio sorriso è sopravvissuto ad aggressioni. E Piero, sei sopravvissuto? Certo. Ok, buon 2012, siamo d'accordo? D'accordissimo. Io sono d'accordo. Tu, Vale, sei d'accordo per il 2012? Un attimo, sono sciuto da lei. Sì, va bene. Ok, questo è stato l'ultimo dell'anno a Bologna. Per chiunque voglia provarci, auguri a voi. No,